È morto Ludovico Di Meo, 63 anni, giornalista con una lunga carriera trascorsa prevalentemente in Rai, da ultimo direttore generale della San Marino RTV. Nato a Roma nel 1959, nei giorni scorsi Di Meo era stato operato alle coronarie. Dimesso dall'ospedale, si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all'intervento. Inutili soccorsi del personale sanitario, lascia la moglie e due figlie. La sua è una lunga carriera nel mondo dell'informazione e del servizio pubblico. Inizia a collaborare con Rai 1 nel 1985 e dopo una breve esperienza a Tele Monte Carlo torna al TG1. L'11 settembre 2001 annuncia la notizia degli attentati alle Torri Gemelle, conducendo l'edizione straordinaria del TG1. Nel 2002 arriva al TG2, dove nel 2008 diventa vice direttore. Dal 2009 al 2019 è vice direttore di Rai 1, dove assume la responsabilità di molte produzioni, tra cui il Festival di Sanremo, l'Arena, Porta a Porta, Teleton, Overland, i programmi di Piero Angela e le serate evento di Alberto Angela, l'informazione religiosa, Cose Nostre, Uno Mattina, l'intero daytime del mattino. A settembre 2022 è stato indicato dal CDA della RAI come nuovo direttore generale di San Marino RTV, carica che ha ricoperto dal 1 dicembre 2021.